Ciao a tutti, oggi volevo mostrarvi come effettuare la legatura frontale che si chiama croce semplice, la front cross carry. Userò una fascia marita taglia 5, questa è una carrucchiera, 200 di grammatura, 55% fibra di bambù, 45% cotone. Il centro della fascia va dietro, sulla schiena. Raccolgo la mia fascia zona per zona. Qua. E di nuovo raccolgo frontalmente. Entrambe le fasce vanno sulle spalle incrociandosi. E una e due. E di nuovo quando sono sulle spalle posso andare un pochino a sistemarmele, a drappeggiarle. Ok? Andando sostanzialmente frontalmente ad avere una croce. Dietro le due fasce vengono di nuovo recuperate e incrociate. Vedete? E riportate davanti per fare un semplice nodo. Al secondo nodo ci pensiamo dopo, quando abbiamo terminato la legatura. Qua. Mi devo far spazio in questa zona, che sarà la zona dove posizionerò il mio bimbo. In che modo? Tiro un poco da dietro e eventualmente slego anche un poco il nodo qua davanti. Faccio il namaste, cioè ecco qua. In questo spazio deve stare il mio bimbo. Vedete che io ho questo incrocio con una fascia più interna. E una fascia sopra. La prima gambina del bimbo andrà di qua e la seconda di qua, cioè in quella più interna e la seconda in quella più esterna. Mi sono fatta un pochino di spazio. Vado ora a prendere il mio bimbo, ok? Ecco qua. Appoggio il bimbo sul mio corpo e sostenendolo, anche usando il mento per sostenere la testa, vado a prendere la sua gambina. E una. Faccio sedere, sostengo il collo, cambio la posizione. E seconda gambina, sostenendo di nuovo tutto il suo corpo. Vado io a prendere la gambina in modo che trovi prima la mia mano e non il tessuto. E poi, sempre sostenendo, posso regolare ancora un pochino. Vedete che il bambino rimane sostanzialmente seduto a cavalcioni dell'incrocio. In questo modo il sederino piano piano scende e le ginocchia salgono e il bambino va ad essere nella posizione fisiologica. Sostengo il bimbo e vado ad aprire le fasce. Prima la più interna, quella in cui ho inserito il bimbo per primo, partendo dall'orlo e aprendo prima sotto il suo sederino, poi sul suo corpo, sotto il suo sederino, fino al cavo popliteo dall'altro lato. Praticamente in questa zona, qua dietro, evitando la piega del ginocchio. E uno, e di nuovo. Posso o partire dall'orlo superiore e tirare, o se no spostare la fascia al centro del corpo del bimbo. Questo è consigliato soprattutto perché delle fasce molto larghe, molto alte praticamente, e dal centro andare ad aprire. Eccoci qua. Il visino deve essere sempre scoperto, le vene sempre libere. Come faccio a tendere un poco di più, per esempio, questa zona di fascia che mi è rimasta più morbida? Allora, la porto già fino a sotto le sue gambine. Porto tutte le fasce qua sotto e poi tendo. Allora, qui sotto ho rimboccato bene con il surplus di stoffa che avevo.
La tensione invece me la dà la parte superiore, quella delle spalle. Per cui o una fascia per volta tenendo l'altra fra le gambe o contemporaneamente tenendo una fascia e passando stoffa con l'altra mano, vado a tendere appunto. Allora, noi abbiamo una fascia che è una certa altezza, che abbiamo prima recuperato e adesso andiamo anche a passare, cioè tiro e passo, tiro e passo, tiro e passo, da un orlo all'altro fino ad arrivare alla fine della fascia. E di nuovo, dall'altro, tiro. Magari non avete grande necessità di fare questo passaggio, va bene comunque. Eccoci qua. Le fasce passano sotto i piedini e le gambine del bimbo e qui si legano. Con un doppio nodo che non andrete a toccare più. Io sono arrivata a nodare proprio sulle punte con la fascia taglia 5, ma normalmente dipende un po' come siete fisicamente, con la 5 o con la 6 potete effettuare questa legatura. Ecco qua, il mio nodo sta qua sotto. Se vedete che il bimbo ha il volto coperto, potete andare a lavorare un pochino su questa fascia, potete anche risvoltarla. Potete risvoltarle anche entrambe. Quando il bimbo si addormenta, la sua testa può essere sostenuta in questo modo, cioè con la fascia laterale, ma lasciando sempre, vedete, il riciclo d'aria sul suo viso. Altrimenti posso mantenere le fasce esattamente come le ho legate, in questo modo. Ok? Legatura terminata, croce semplice frontale. Buon portare a tutti!